Agrinsieme Campania incontra la politica e presenta le sue proposte per lo sviluppo dell'agricoltura in regione. Per questa ragione un incontro nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli ha messo in relazione il mondo della politica con il coordinamento tra l'Alleanza delle Cooperative Campania, settore agroalimentare e le sezioni regionali di CIA, Confagricoltura e Copagri. L'agricoltura del futuro, competitiva, sburocratizzata e innovativa. Questo è il tema dell'incontro, con un'attenzione particolare anche alle start-up e alla aggregazione. Ascoltiamo il coordinatore regionale Agrinsieme, Michele Pannullo, e il portavoce del governatore regionale De Luca, il dottor Emilio Di Marzio. In questo momento noi siamo qui perché vogliamo presentare le proposte di Agrinsieme per questo comparto campano che dell'agricoltura che rappresenta l'agroalimentare il 25% di tutto il PIL regionale. È un comparto interessante, è un comparto che significa non solo produzione cibo, ma significa anche difesa del territorio, qualità dell'ambiente, tutte cose che secondo me sono importanti e di cui questa regione non può né farne a meno e né sottovalutare il ruolo degli agricoltori. Perché per la prima volta mette insieme più che dividere. E Alleanza delle Cooperative e CIA si fondono sapientemente e felicemente per dare un contributo straordinario al nuovo corso dell'agricoltura. Il Presidente De Luca è particolarmente sensibile al tema, non solo perché ne avverte diciamo, la straordinaria importanza per l'economia campana, circa il 25% del prodotto interno lordo campano è in qualche modo connesso alle attività agricole, ma anche per la sua esperienza originaria di sindacalista del mondo agricolo. Ci sono due grandi questioni. Intanto, come spendere 2 miliardi di euro, quasi 1 miliardo e 836 milioni di euro che i fondi europei, che sono diciamo l'ammontare più o meno dei fondi europei che attengono all'agricoltura. E il secondo tema è come rispondere ad una campagna denigratoria, fortemente diffamatoria della nostra terra sul piano diciamo comunicativo. È un'aggressione che per la verità nasconde interessi economici ben precisi.